Dunque Bilbo cede l'archengemma agli uomini e agli elfi che stanno assediando Erebor, o meglio, sono accampati davanti per vedere come evolve la situazione, intenzionati a reclamare una parte del bottino come ricompensa per l'aiuto fornito dagli uomini ai nani quando sono arrivati a Esgaroth, la città del lago. E Bilbo l'ha fatto per due motivi. Il primo, nella speranza che agli uomini basti avere l'archengemma come parte del tesoro. E secondo, nella speranza che Thorin sia costretto a venire a patti con le richieste degli assedianti per forzare la situazione di stallo che si è venuta a creare. Quando gli assedianti dicono a Thorin di avere l'archengemma, Bilbo conferma di averla data lui e lo fa per autogiustificarsi, facendo appello alla stessa promessa che ha fatto Thorin, cioè quella di poter avere una 14ª parte del tesoro. L'archengemma corrisponde alla 14ª parte del tesoro, secondo Bilbo. Visto che nel contratto regolarmente stipulato tra Bilbo e i nani non c'erano particolari clausole riguardanti l'archengemma nello specifico. La reazione di Thorin è terribile, lo fa andare letteralmente fuori di testa. Anzi, Thorin minaccia Bilbo di ucciderlo, gettandolo giù dai bastioni della montagna. Gli urla «miserabile hobbit, scassinatore di mezza tacca e brutto ratto, figlio di ratti», un comportamento perfettamente in linea con la caparbietà dei nani, estremamente gelosi dei loro averi, in particolare se pensiamo che l'archengemma è un gioiello particolarmente prezioso, non tanto per i suoi poteri quanto per il significato che ha, perché racchiude tutto il senso dell'eredità paterna che deriva a Thorin, il diritto di regnare. Thorin è legato in maniera morbosa a questo tesoro che fa parte della sua eredità e dei nani di Erebor. Purtroppo questa situazione si viene a realizzare proprio nel momento in cui i nani hanno cominciato a fidarsi di Bilbo, anzi Bilbo è diventato proprio il vero capo della loro spedizione. Tanto che Bilbo li ha salvati in numerose occasioni negli ultimi tempi, e questo Thorin sembra dimenticarlo, come gli ricorda per l'appunto Gandalf, che spunta fuori e gli dice che non sta facendo affatto una bella figura come re sotto la montagna. Curiosamente, tra gli improperi che Thorin lancia contro Bilbo, c'è anche questa frase «scassinatore di mezza tacca». Non è una frase buttata lì per caso. È in fondo un riconoscimento da parte di Thorin verso Bilbo e verso la sua qualifica di ladro, di scassinatore. Ricordiamo che nel summenzionato contratto Bilbo è stato ingaggiato dalla Compagnia dei Nani proprio come scassinatore e se all'inizio dell'avventura ha dimostrato di essere un pessimo scassinatore, poi man mano che la storia è andata avanti, Bilbo ha dimostrato invece di saperci fare, è cresciuto moltissimo fino ad arrivare a essere pienamente scassinatore. L'abbiamo visto rubare le chiavi del carceriere degli elfi nelle prigioni di Tranduil, poi l'abbiamo visto rubare una coppa al tesoro di Smaug, impresa che era stata particolarmente lodata dai nani e da Thorin, e poi l'abbiamo visto rubare anche l'archengemma. Quindi Bilbo è pienamente scassinatore e ancora una volta c'è un personaggio che riconosce questa sua qualità. C'era stato Gollum che l'aveva chiamato ladro, c'era stato Smaug che l'aveva chiamato a sua volta ladro e ora Thorin lo chiama scassinatore. Bilbo è diventato pienamente scassinatore, insomma è diventato quello per cui è stato assunto, per cui è uscito di casa. Quando è costretto a capitolare di fronte al furto dell'archengemma, Thorin
contrariamente al suo normale modo di fare, i nani in fondo rispettano la parola data, comincia a pensare di doversi comportare in maniera diversa, di tradire questa parola data, e questa è un'altra prova che Thorin è preda della Dragon Sickness, la malattia del drago, la malattia del tesoro. Il fascino che il tesoro esercitava su di lui era così forte che stava già chiedendosi se con l'aiuto di Dain non potesse riprendersi l'Archengem e trattenere la quota del riscatto. E infatti sta arrivando Dain, uno dei suoi parenti, quindi si possono utilizzare Dain e i suoi nani per dare battaglia a uomini ed elfi che possiedono in maniera illecita l'Archengem. Questo fascino di cui è preda Thorin viene definito con il termine di bewilderment, che nell'accezione moderna significa confusione mentale. Thorin non ha ben idea come conseguire i suoi fini, forse non sa neanche quali essi siano, tuttavia l'unica cosa di cui è certo è che rinunciare al tesoro è assolutamente fuori discussione. Tom Shippey ha notato che la traduzione di questo termine, bewilderment, è letteralmente essere perso in una landa selvaggia, perso o sperduto, ed è esattamente la situazione nella quale si trova Thorin, che è nella montagna solitaria, nella desolazione di Smaug, solo arroccato per difendere le proprie posizioni, con molto oro e poco cibo. Il desiderio di rivalsa ha covato in lui per molti anni e ora che ha messo le mani sul tesoro è ben deciso a difendere la sua eredità con le unghie e con i denti. E questo lo porta a una confusione che è allo stesso tempo fisica, mentale e morale. In questo senso si spiega il bewilderment. Quando arriva Dain con i suoi uomini, anzi faremmo meglio a dire con i suoi nani, il re degli elfi, che ricordiamolo è arrivato alla montagna perché pensava di trovare un tesoro assolutamente incustodito dopo che Smaug era stato tolto di mezzo, si dimostra molto più saggio e meno attaccabrighe di quello che saremmo portati a pensare conoscendo il suo carattere. Infatti il re degli elfi, che noi sappiamo essere Tranduil, dimostra di possedere una strategia attendista. Forte della sua superiorità numerica, propone di utilizzare la guerra solo come extrema ratio, come ultima risorsa e solo se la si può vincere. Conviene continuare a sperare, spiega, che qualcosa porti alla riconciliazione. E se alla fine si rivelerà inevitabile il malaugurato ricorso alle armi, la nostra superiorità numerica sarà sufficiente. E proprio quando sta per verificarsi la battaglia, questo scontro campale nel campo dei buoni, tra i nani da una parte e gli elfi e gli uomini dall'altra, ecco che avviene l'impensabile. Cala una grande tenebra, scoppia una tempesta e si materializzano le orde degli orchi, dando origine a quella che viene ricordata come la battaglia dei cinque eserciti o delle cinque armate, a seconda della traduzione che vogliamo prendere a riferimento. È il climax del romanzo, il momento in cui Tolkien riesce a collegare tutti i fili della narrazione che riguardano sia i personaggi sia le vicende che abbiamo incontrato fino a questo momento nel corso del romanzo e che avevamo pensato essere tutte scollegate tra di loro. È una battaglia che vede compattarsi i buoni da una parte, gli elfi e gli uomini insieme ai nani, contro gli orchi e i mannari che intanto sono calati nella valle, tutti spinti da motivazioni, createsi o risvegliatesi, in seguito all'interazione che Thorin e i suoi compagni hanno avuto con altri personaggi o popolazioni. La morte del drago Smaug ha messo a sua volta in moto una serie di conseguenze che non si possono fermare e i vari popoli si trovano ad affrontare le cose come erano rimaste prima dell'arrivo dello stesso Smaug,
Infatti l'arrivo del drago nella montagna solitaria aveva di fatto congelato la situazione, che era rimasta così cristallizzata. Ed è così che nani, elfi e uomini, fino a poco tempo prima pronti ad affrontarsi e uccidersi per mettere le mani sul tesoro, si trovano invece nella condizione di ravvedersi e di unirsi insieme, allearsi per combattere contro il nemico comune rappresentato dagli orchi e dai mannari. Gandalf interviene solo per informare, senza appelli o esortazioni. L'unità tra i buoni è trovata spontaneamente. In Tolkien i buoni non sono mai perfetti, ma sono perfettibili. Ma quello che li distingue dai cattivi è che hanno sempre la possibilità di ravvedersi e redimersi, esercitando il loro libero arbitrio, e in questo modo si guadagnano il premio dell'eucatastrofe, il capovolgimento gioioso che fa finire una situazione nel modo contrario a quello che si pensava. Si pensava sarebbe finita male, e invece l'eucatastrofe permette che finisca bene. Sappiamo che l'eucatastrofe più famosa è quella che troviamo alla fine del Signore degli Anelli, quando cioè Frodo rinuncia a gettare l'anello nella voragine di Montefato e arriva Gollum che gli stacca il dito e cade nella voragine con l'anello, risolvendo la faccenda. Ora, nell'Hobbit l'eucatastrofe non arriva a questi livelli, ma è rappresentata dal provvidenziale arrivo delle aquile, che partecipano alla battaglia, ma non a caso non vengono annoverate tra gli eserciti o le armate in campo. Non stiamo parlando della battaglia delle sei armate o dei sei eserciti. Le aquile restano fuori, perché sono comunque uno strumento della provvidenza che interviene dall'esterno. E quindi possiamo vedere ancora una volta la loro funzione salvifica. Questo lo dice lo stesso Tolkien in una lettera del 1944, la 89, indirizzata a suo figlio Christopher, in cui scrive: «Mi resi conto di aver scritto una storia che vale con lo Hobbit, quando leggendola, dopo che era abbastanza maturata perché me ne staccassi, provai improvvisamente, in modo intenso, l'emozione eucatastrofica all'esclamazione di Bilbo: le aquile, stanno arrivando le aquile». Le aquile rappresentano dunque questo capovolgimento gioioso e eucatastrofico, ribaltando le sorti della battaglia. E in questo modo rappresentano sì la loro funzione salvifica, ma anche la loro natura di meccanismo, come è stato ricordato dallo stesso Tolkien. Meccanismo nel senso di Deus ex machina, un intervento soprannaturale che non dipende da nessuno. Le aquile intervengono indipendentemente di loro libera volontà. Poi noi sappiamo che le aquile dipendono da Mangue, il signore dei Valar, ma sono l'elemento insperato che piove dal cielo e porta aiuto. E di questo troveremo un'eco quasi identica all'interno del Signore degli Anelli. La battaglia dei cinque eserciti rappresenta anche un momento, in particolare dal punto di vista stilistico, perché coincide con un innalzamento dello stile della scrittura di Tolkien. Si fa molto più epico, molto più in linea con quello che troveremo anche nel Signore degli Anelli. Leggiamo per esempio: gli elfi furono i primi a caricare, il loro odio nei confronti degli orchi è freddo e spietato. Nella penombra, dalle loro lance e dalle loro spade, guizzava un bagliore di fiamma. Tanto era letale l'ira delle mani che le brandivano. Appena le schiere nemiche si infittirono nella vallata, gli elfi scagliarono una pioggia di frecce, le cui punte scintillarono come se fossero intrise di fuoco. Dopo le frecce, mille lancieri balzarono giù dalle rocce e si avventarono verso il nemico. Le urla erano assordanti. Le rocce erano chiazzate di nero dal sangue degli orchi. È dunque una descrizione molto più matura ed epica rispetto allo stile infantile e fiabesco che avevamo incontrato fino a questo punto del romanzo. È il momento in cui entra in campo lo stile epico proprio delle antiche saghe nordiche da cui Tolkien ha tratto la sua ispirazione.
Anche l'ingresso in battaglia di Thorin è assolutamente eroico, e infatti è preceduto dal rombo delle trombe. Il grande nano brillava nell'oscurità come oro in un fuoco morente e assestava colpi possenti con la sua ascia e sembrava invulnerabile. A me, elfi e uomini, a me, miei consanguinei, gridava e la sua voce squillava come un corno nella valle. Nonostante ciò, lo spazio dedicato alla descrizione della battaglia è estremamente breve ed è addirittura più corto di quello dedicato all'attacco di Smaug alla città del lago, una cosa curiosa che è strettamente legata al ruolo svolto da Bilbo all'interno di questa battaglia, e cioè un ruolo assolutamente nullo. L'Hobbit infatti non è il tipico eroe da battaglia e guarda caso immediatamente un sasso gli cade in testa e lo toglie di mezzo facendolo svenire. Bilbo letteralmente sparisce dalla trama. Tutto quello che succede dopo il suo tradimento onesto nei confronti dei nani è come se non lo riguardasse più. È come se l'eroe uscisse di scena e non vive la battaglia fondamentale, quella della fine del romanzo, ma gliela racconteranno solo in seguito, quando si riavrà dopo lo svenimento. Dal punto di vista della narrazione è una cosa assolutamente spiazzante, perché un lettore si aspetterebbe di avere la descrizione della battaglia in presa diretta, magari raccontata proprio con gli occhi del protagonista, Bilbo Baggins. Ricordiamo che l'Hobbit in fondo è una storia narrata proprio da lui. E infatti questo è quello che ha fatto il film di Peter Jackson. Una volta che la storia è arrivata a Hollywood, il cinema ha pensato bene di costruirci intorno un intero film, il terzo della trilogia dedicato all'Hobbit. Ma questo non lo ritroviamo all'interno del testo, dove invece la battaglia non ci viene raccontata in presa diretta, ma ci verrà solo riassunta nel capitolo successivo. È una battaglia che in fondo non riguarda Bilbo. Il suo ruolo, Bilbo, l'ha già raggiunto. La sua missione l'ha già compiuta. Il suo ruolo, quello di scassinatore, ormai gli è riconosciuto da tutti. E la sua missione è stata quella di arrivare alla vera scoperta di sé. Come rilevato da Tom Shippey, l'eroismo di Bilbo non ha bisogno di un pubblico che ne riconosca l'eroismo all'interno di un determinato codice d'onore, in una ideologia eroica o in una risposta alle aspettative di una comunità, ma resta tutto nell'ambito della coscienza personale, tanto più che Bilbo si ritrova a maledire non solo la caparbietà dei nani, ma anche il movente che li spinge a voler riconquistare il tesoro, retaggio della stirpe di Erebor. Ma c'è di più. Perché relativamente alla battaglia dei cinque eserciti, Tolkien inserisce anche parte della critica alla guerra che viene mossa anche all'interno del Signore degli Anelli. Certo, il discorso è molto lungo, non si può dire che Tolkien sia un pacifista in tutto e per tutto. Sappiamo che Tolkien condanna il pacifismo completo, o meglio, per lui non è una soluzione. Lo dice chiaramente quando si riferisce a Tom Bombadil. Anche nel Signore degli Anelli la via che deciderà di prendere il consiglio di Elrond non è quella del pacifismo completo di Tom Bombadil. E anche Faramir riconoscerà che la guerra in certi frangenti esiste per difendere la propria civiltà e la propria cultura. Tuttavia c'è una fortissima critica alla militarizzazione e all'utilizzo della guerra fine a se stesso all'interno del Signore degli Anelli. E questo ritorna anche nell'Hobbit relativamente alla battaglia dei cinque eserciti. La guerra ha un lato oscuro che può conquistare con la sua promessa di gloria, di fama. Ma la verità di chi in guerra ci si è trovato davvero è ben diversa. E Tolkien in guerra ci si è effettivamente trovato durante la Prima Guerra Mondiale sul fronte della Somme, ed è impossibile pensare che non abbia riportato la sua convinzione dovuta alla sua esperienza personale anche all'interno dell'Hobbit. Questo lo vediamo proprio relativamente al personaggio di Bilbo, che quando si trova davanti alla battaglia che è appena incominciata, giusto prima di ricevere il colpo in testa per svenire,
fa una profondissima e amara riflessione. Povero me, ho udito canti di molte battaglie e ne ho sempre dedotto che anche la sconfitta possa essere gloriosa. Invece ha tutta l'aria di essere spiacevole, per non dire angosciosa. Vorrei proprio lasciarmela alle spalle. Insomma, in passato ho sempre sentito parlare della guerra come di una cosa bella, eroica, ma ora che mi ci trovo dentro non mi sembra più così bella e neanche tanto eroica. Il canto può ingannare, il canto può drogare la realtà e può drogare e adulterare la verità. Un altro elemento che ci fa capire la complessità di Tolkien e la sua profondità. Noi sappiamo quanto grande sia l'importanza del canto all'interno di tutto il Legendarium, quel canto che ha a che fare con la creazione, con la musica degli Ainur, col potere degli Elfi, la magia legata al canto, alle formule. Lúthien con il canto sconfigge Morgoth, ma il canto può avere, come l'arte, anche un'altra faccia. Può essere usato per pervertire la verità e spingere l'uomo a desiderare quell'immortalità che gli è negata proprio attraverso la gloria militare.